1954, il crall aziendale Montecatini della miniera di Perticara istituisce la sezione di Motoclub dedicandolo a Carlo Montanari, morto nel 1953 per incidente sul lavoro. La cerimonia ha inizio con la Santa Messa all'aperto, in via Oriani, all'esterno della chiesa di Perticara, officiata dal vescovo di Pennabilli, Monsignor Bergamaschi. Da sempre Carlo Montanari fu un appassionato di motociclismo e promotore di vari raduni di motociclisti di Perticara e Miniera. Tanta gente partecipa alla manifestazione. La moto Rouge di Carlo con un cuscino di fiori. Tutte le moto allineate lungo la via Oriani. Il gagliardetto della sezione Motoclub. Ancora la bella Rouge di Carlo. Madrina del motoclub Carlo Montanari, la signora Iole Pandolfi, vedova dello scomparso. Presenti i figli Maria Grazia e Luciano. Prima della benedizione del gagliardetto, tutte le moto presenti vengono avviate. Solo la Rouge di Carlo rimane in silenzio. Nell'omelia il vescovo esalta queste manifestazioni, ricorda l'instancabile lavoratore e lo sportivo Carlo Montanari, molto conosciuto in zona per le sue doti e anche perché originario di Nuova Feltria. Terminate le funzioni religiose, si forma un corteo di moto guidate da Biagio Rinaldi con la Rouge di Carlo per recarsi al cimitero di Nuova Feltria a deporre una corona sulla tomba di famiglia dove Carlo riposa. Con andatura moderata il corteo si snoda lungo la strada che da Perticara porta a Nuova Feltria. Anche diverse autovetture seguono il corteo,
tutti amici che vogliono partecipare alla manifestazione. A Nuova Feltria il corteo percorre il corso principale. Molta gente ai bordi fa capolino per vedere questa bella manifestazione. Tutte le moto lasciano la strada provinciale, imboccano la stradina in salita che porta all'ingresso del cimitero di Nuova Feltria. La corona e il gagliardetto vengono fotografati vicino alla Rose di Carlo, quindi uno squillo di tromba e la corona viene deposta sulla tomba di Carlo. Il cimitero e tutte le moto sono in silenzio. La cerimonia volge al termine. La signora Iole con i figli, accompagnata dai cognati Giuseppe e Antonio, lascia il cimitero. Biagio Rinaldi riporta la Rouge e il Gagliardetto nella sezione del motoclub di Miniera, dove verrà conservato.